Buongiorno dottor Picciolini, Buongiorno Francesca. oggi è il 26 marzo 2020 e siamo entrambi dislocati su postazioni diverse, non postazioni di ufficio proprio a causa dell'emergenza coronavirus. Allora, innanzitutto grazie per il collegamento, poi due regole di questa video intervista che speriamo non duri più di un'oretta, quindi dovremmo riuscire a esaurire tutti gli argomenti. Il primo, ci diamo del tu, così almeno siamo Va tutti più bene, comodi nella quindi conversazione. inauguriamo questa modalità. Questa Dopo modalità. anni che ci conosciamo e ci Perlomeno 9 anni. parliamo. Sì. L'altra è siamo tutti consapevoli del reciproco ruolo, quindi io sono Ok. un genitore, ho pochissime conoscenze dell'anatomia del corpo umano, della fisiologia, e dall'altra parte invece c'è una persona che ha tantissimi anni di esperienza, un medico, un fisiatra, e quindi chiederei di presentarti, Edoardo, dici, raccontaci il tuo ruolo e un po' di quello che hai fatto fino ad oggi. Allora, dunque, mi chiamo Edoardo Picciolini, sono direttore dell'unità operativa dipartimentale di medicina fisica e riabilitativa pediatrica della Fondazione Cagranda Policlinico Ospedale Maggiore. Sono in questo ospedale da moltissimi anni, dal 1900, ecco, esattamente con diversi ruoli, però all'inizio come ricercatore borsista, grazie a una borsa di studio che mi aveva fatto avere il professor Marini, che era allora direttore della neonatologia, della unità di neonatologia della Mangiagalli, ed è stato appunto il fondatore della neonatologia italiana. Lui voleva iniziare a lavorare sul follow-up dei prematuri e dei bambini a rischio neurologico e mi chiese, insieme alla dottoressa Vegni, pediatra, di organizzare un servizio di follow-up. Quindi io per 15 anni ho lavorato solo nell'ambito del follow-up, in una giornata e mezzo alla settimana, vedendo bambini appunto a rischio che venivano dimessi, cominciando a vederli poco prima delle dimissioni in reparto e poi negli ambulatori di follow-up. Il servizio si è ingrandito negli anni finché assunto insomma, un rilievo anche a livello nazionale, finché il professor Mosca mi ha chiesto di insomma, prendere una decisione che era quella di spostarmi definitivamente in Mangiagalli ed occuparmi a tempo pieno di questo. Io precedentemente, tutto il resto del tempo, lavoravo presso l'AIAS, Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, nelle strutture di Milano e Monza, occupandomi insieme a un team riabilitativo importante in entrambe le situazioni, soprattutto a Monza, che è quella che più ho contribuito a creare, insomma, anche con procedure, insomma, di qualità sulle modalità di trattamento riabilitativo e ho dovuto a malincuore lasciare questo gruppo che ormai aveva assunto le dimensioni di 50 operatori tra medici, terapisti, psicologi, pedagogisti e altre figure delle professioni riabilitative e spostarmi attraverso un concorso in Mangiagalli. Quindi dal 2001 sono definitivamente a tempo pieno in Mangiagalli. Ho iniziato a lavorare in neonatologia, quindi che è stato tutto il mio così, percorso oltre 10 anni e poi successivamente, grazie anche alla stima, all'affetto, devo dire, del professor Mosca, anche la possibilità di creare prima un servizio di intervento precoce, poi una unità semplice di riabilitazione per l'età evolutiva e poi da ultimo, grazie anche alla spinta della direzione generale della direzione sanitaria del Policlinico, l'unità dipartimentale. Ecco, Quindi da questo è un po'. sempre un fisiatra pediatrico, quindi ha iniziato. Esattamente.
fisiatrico e con il background dell'interesse specifico sulla paralisi cerebrale infantile, che è quello che ho fatto appunto quando ero precedentemente all'AIAS e ho continuato a fare anche in policlinico. Quindi da una parte diagnosi precoce, intervento precoce, dall'altra, come dire, impostazione di tutti quegli interventi di tipo preventivo, per quanto si può naturalmente, e di trattamento dei bambini con paralisi cerebrale infantile, con un limite, lo aggiungo, che date le caratteristiche del servizio della Mangiagalli, i nostri trattamenti erano trattamenti proprio dei primi mesi, qualche volta fino ai 2 anni, anche se adesso con la strutturazione dell'unità dipartimentale il trattamento dovrebbe arrivare fino ai 2 anni. Mentre prima veniva fatta la fase iniziale di trattamento, l'impostazione, la comunicazione ai genitori e la costruzione della rete con l'invio del bambino ai servizi territoriali, con i quali abbiamo mantenuto sempre un grosso legame di collaborazione, insomma di condivisione di quello che era appunto il. Quindi un lavoro iniziale su questi aspetti, ecco. Quindi la prima generazione vista di pazienti vuol dire che hanno più, con paralisi cerebrale infantile oggi hanno più di 30 anni il primo paziente? Ah sì, certo, li sento ancora, alcuni tramite Facebook, qualcuno ha fatto un blog, anche pazienti di estrema gravità motoria, ma come dire, con capacità alcuni intellettive notevoli, quindi devo dire che sento pazienti. Bene, ci piace questo sguardo anche sul lungo periodo, perché poi è quello che spesso manca, no, alle famiglie, proiettarsi nel futuro, capire come un giovane adulto sta vivendo questo tipo di disabilità. Allora, io comincerei subito le domande che derivano da un'analisi dei bisogni che abbiamo raccolto all'interno della comunità di Fight the Stroke, proprio in ascolto di quelle che erano le esigenze delle famiglie in questo momento, in cui il contatto inevitabilmente con un servizio che è quello di riabilitazione pediatrica, che è fatto appunto di contatto, di fisicità, di essere vicini, spiegare, in questo momento si è interrotto. Quindi la prima domanda era proprio relativa al come stiamo gestendo adesso, voi come state gestendo l'emergenza lato policlinico, che sappiamo che da una parte ha una storia di gestione di crisi che risale a tanti anni fa, quindi probabilmente negli anni il policlinico ha già vissuto altre storie di epidemia, e dall'altra parte ha dei numeri che lo fanno appunto annoverare fra uno dei principali punti nascita, anche quindi un flusso di bambini e di pazienti molto, molto ampio, quindi sicuramente un caso rappresentativo. Oggi come state gestendo l'emergenza? E dall'altra parte un cenno a oggi i pazienti, nello specifico con paralisi cerebrale infantile, che dovessero avere o una prima crisi epilettica o un altro evento che possa far pensare a sintomi di stroke o un'altra emergenza che quindi richiede un trattamento non differibile, a chi si possono rivolgerli? Ok, allora naturalmente l'indicazione dello che sappiamo tutti, gli ospedali sono fonte di contagio, questo bisogna dircelo molto chiaramente, e quindi c'è l'indicazione a interrompere il possibile tutti i contatti con i pazienti che non abbiano appunto carattere d'urgenza. Quindi esistono trattamenti ambulatoriali di riabilitazione, di follow up sospesi? Allora, non tutti. Io ho cercato con la direzione di mantenere noi abbiamo un ambulatorio CUP, quindi regionale, essendo l'unico di regionale di fisiatria pediatrica 012, si chiama fisiatria pediatrica 012, questo ambulatorio è stato mantenuto, quindi lo manteniamo in questo modo, cioè se il genitore ha il bollino verde da parte del pediatra, perché dobbiamo comunque avere come dire, una condivisione sulla indifferibilità della visita, noi lo valutiamo.
quindi i tre medici del servizio visitano il bambino. Anche i terapisti, se ci sono condizioni di particolare urgenza, fanno i trattamenti riabilitativi. Per quanto possibile. Un esempio di questa urgenza, non so, un bambino che aveva appena fatto il botulino e magari aveva bisogno di un... Per esempio, sì, però ecco, come dire, il numero si è estremamente ridotto, perché gli stessi genitori preferiscono rinunciare a molte visite. Mi telefono, domani avrei l'appuntamento, cosa facciamo? Allora, sento un po', si dà consulenza anche su esercizi, mi sto trovando a dare esercizi tramite WhatsApp o tramite canali telematici per evitare il più possibile il contatto. Quindi la teleriabilitazione ci avrebbe aiutato, se avessimo messo la teleriabilitazione ci avrebbe sicuramente aiutato se fossimo stati in una fase certamente più avanzata, però effettivamente noi vediamo in questa situazione che si mobilitano veramente grandi risorse. Per certi aspetti, nella drammaticità del momento, vedo emergere solidarietà, disponibilità, inventiva, innovazione. C'è sempre la fetta di paranoici, naturalmente, che ci sarà sempre, però vedo anche che non sono più come i maggioritari, mi sembra, in questo momento, ma vedo anche persone disponibili ad adattarsi, ad ingegnarsi, eccetera. Ritornando alla sua domanda sulla crisi epilettica, delle urgenze, noi abbiamo comunque aperto sia nella clinica De Marchi che all'ospedale Buzzi. Diciamo che l'ospedale Buzzi ricovera specificamente in questo momento bambini grandi che pesino più di 5 kg, per dire, che abbiano un rischio di malattia, di infezione Covid. Quindi per qualsiasi cosa ci si può rivolgere al Buzzi, ma anche la clinica pediatrica De Marchi, sia la rianimazione pediatrica, ma anche il reparto di pediatria di alta intensità di cura, sono attivi, anche canali separati per bambini a rischio di infezione, oppure per bambini che non hanno questo, per tutte le valutazioni, le visite, anche i ricoveri che siano necessari. Quindi diciamo che i pazienti non sono abbandonati, quindi per le urgenze ci sono. Ricordiamo anche il tema delle terapie intensive pediatriche, no? Terapie intensive neonatali sono sicuramente più diffuse, le terapie intensive pediatriche in Lombardia credo siano tre, siano quella del Buzzi, la vostra e l'altra di Bergamo. Esattamente. Quindi queste sono assolutamente operative e stanno gestendo sia i casi Covid che i casi... Esatto. E sicuramente il Buzzi ha potenziato molto questo. Noi nel Policlinico sono state molto potenziate le terapie intensive per gli adulti in maniera veramente considerevole. Quasi in tutti i padiglioni ci sono delle unità Covid. Sono stati chiusi interi reparti per far posto ad unità Covid, ma comunque noi abbiamo la disponibilità sia della patologia neonatale diretta dal professor Mosca, che è sicuramente quella più grande d'Italia, che ha attivato una parte separata nella struttura di patologia neonatale per bambini malati, con anche family room, cioè con la possibilità di avere dentro i genitori con il bambino piccolo. Una family room al momento, ma c'è un'altra sala precedente dove i genitori possono stare anche se ci sono più bambini insieme. Ecco, comunque è stata creata una struttura ad hoc. E poi comunque c'è la terapia intensiva che è situata in De Marchi, terapia intensiva proprio pediatrica che è situata in De Marchi. In generale, e poi noi, come sapete, i bambini hanno poche morbidità. Noi attualmente abbiamo 13 bambini
amici, mamme, ricoverati, affetti, però stanno bene sia le mamme che i bambini. Quindi in generale sono pauci sintomatici e al momento sembra che le cose vadano bene. Non ho gli ultimissimi aggiornamenti, però sono, anche per la mia situazione di quarantena, anche se sono in contatto naturalmente con i colleghi, quindi però per fortuna nell'età pediatrica le cose vanno meglio, insomma, ecco. Però riusciamo per quello che sappiamo ad oggi. Sì, per quello che sappiamo, sì. Va bene, io comincerei a scendere invece all'interno dell'ambito di questa grande definizione di paralisi cerebrale infantile, in cui noi dal punto di vista sociale includiamo anche cose che magari dal punto di vista medico, clinico, quindi casi che non rientrerebbero propriamente in questa definizione. Però quello che mi interessava discutere con te oggi era quando arriva una diagnosi effettiva di paralisi cerebrale infantile, perché effettivamente oggi i genitori si trovano magari ad essere dimessi nei casi in cui appunto ci sia stato qualche problema al parto, ci sia stata una nascita prematura, già con una diagnosi su bambini molto, molto piccoli, quindi vivono un po' questo bollino come qualcosa di non mutabile nel tempo. In realtà poi però sappiamo invece che la definizione e la diagnosi effettiva di paralisi cerebrale infantile arriva un po' più tardi nel tempo, quindi volevamo esplorare di più questo paragrafo qui e capire quali sono effettivamente anche gli indicatori predittivi di una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. Diciamo che finalmente mi viene a dire cominciano ad esserci dei consensi, come dire, nella comunità scientifica e dei clinici, sulle tappe un po' della diagnosi. Intanto sicuramente questo strumento dei general movement, che è la possibilità di osservare la motricità spontanea con un paradigma preciso di qualità del movimento, ci permette, ormai c'è abbondante letteratura ed esperienza per poter dire che a 3 mesi noi possiamo valutare un rischio di paralisi cerebrale, che non è un rischio genetico, è un rischio molto, molto attuale, molto concreto. Quindi a 3 mesi ci sono dei bambini che presentano la motricità cosiddetta di ABS. Prima si parla di Cramped synchronized, che è una motricità dalle 40 settimane ai 3 mesi, crampiforme, cioè con dei movimenti che non sono fluidi, che non sono variabili, non vediamo i movimenti fini delle dita, delle mani e dei piedi, non vediamo le rotazioni del tronco, le pronospinazioni, una serie di movimenti che sono patognomonici tipici di normalità. Quindi noi abbiamo la possibilità già precocemente di ipotizzare un rischio. A 3 mesi la motricità dovrebbe essere una motricità che ha i caratteri della cosiddetta fidgety, che sono delle piccole oscillazioni delle mani, dei polsi, sia prossimali che distali, che tipicamente ha il bambino di 3 mesi. Il bambino che si porta i piedi l'uno contro l'altro, li solleva dal piano e giustappone le piante dei piedi. Quindi noi abbiamo fidgeti da una parte il bambino normale, dall'altra il bambino francamente patologico. Una domanda su questo, ti interrompo subito per capire se il riferimento del bambino normale è il bambino nato a termine o è il bambino comunque pretermine e quindi che ha sicuramente ancora una storia di sviluppo da fare fuori Allora, dalla no, la domanda che hai fatto, Francesca, è assolutamente giusta e anzi va precisato. Allora, vale per il bambino a termine e per il bambino prematuro, considerando l'età
a termine, quella che si chiama a termine equivalente. Sì, età corretta. Quindi quando noi parliamo di 3 mesi, parliamo di 3 mesi di età corretta, perché non dare tempo al bambino di maturare e quindi di raggiungere quelle che sono, vuol dire, i pattern motori che sono tipici di quella maturazione cerebrale. Quindi si parla sempre di età corretta. E il prematuro non ha più difficoltà ad essere diagnosticato rispetto al bambino a termine. Per certi aspetti il bambino prematuro, che quindi è vissuto già un po' di tempo fuori dall'utero, ha già messo in atto delle strategie che ci permettono comunque di sperimentare, no? Questo si vede anche sul piano visivo, più esperienza. Quindi per quanto piccolo, per quanto immaturo, per quanto abbia avuto una storia complessa, se è un bambino che non ha più delle criticità, come criticità neurovegetative, intendo, no? Quindi non ha più come dire supporti respiratori, cioè naturalmente deve essere un bambino, siccome i general movement valutano la motricità, se un bambino è pieno di fili, se è intubato, se ha tutta una serie di vincoli anche medici, meccanici, che gli impediscono di esprimere la propria motricità, naturalmente facciamo fatica a vederlo, questo va detto, e quindi in questo caso gli aspetti diagnostici devono essere un pochino posticipati, ma laddove è alla possibilità e non è sedato, perché qualche bambino potrebbe essere sedato, per esempio se un bambino ha avuto un'asfissia neonatale o altre patologie o epilessia, insomma, quindi ci sono dei bambini che hanno delle situazioni di sedazione che non gli permettono di esprimere il proprio movimento, ma un bambino che può esprimere il proprio movimento, noi possiamo vedere se ha una motricità normale o patologica. Naturalmente il mondo non è mai sempre bianco e nero, quindi ci sono poi tutte le situazioni intermedie, quelle che vengono chiamate forme di pur repertoire, che sono un repertorio motorio povero che sta tra il normale e il patologico, oppure quelle che vengono chiamate labs, la abnormal fidgety, cioè una fidgety, ci sono dei caratteri della fidgety, ma non sono quelli che noi ci aspettiamo. Ecco, quindi abbiamo già a 3 mesi la possibilità di identificare il normale, perché abbiamo visto, stiamo anche noi, abbiamo appena finito, abbiamo condotto uno studio e lo abbiamo appena inviato ad una rivista di studio su 226 bambini, tutti quanti filmati a 32, 36, 40 settimane e 3 mesi di età corretta. Questi 226 bambini, quindi per 4 filmati ciascuno, abbiamo valutato in 3 persone tutti questi filmati e dato uno score, un giudizio di normale, forma intermedia, quella che ho descritto come pur piuttosto che abnormal fidgety, e forma patologica. E quindi vediamo che sicuramente laddove c'è una valutazione di normalità abbiamo una normalità successiva, cioè non abbiamo una paralisi cerebrale, il che non vuol dire che non abbiamo altri disturbi minori che possano essere a volte l'impaccio, a volte qualche difficoltà cognitiva. Sono molto frequenti nei bambini i problemi di regolazione, eccetera, però non avranno la paralisi cerebrale. Come pure, se un bambino ha avuto una motricità cramped confermata da una absent fidgety, quel bambino avrà la paralisi cerebrale, quasi sempre. Sì. L'abbiamo persa in quest'ultimo, quest'ultimo passaggio. No, chiaro il risultato della ricerca, dello studio. Quello che ci interessava capire era dare comunque anche ai genitori un messaggio di speranza, no? Che comunque dai 3 mesi fino ai 3 anni c'è un altro
passaggio evolutivo grande, no? Quindi il fatto che magari il bambino non controlli il capo o non abbia questo tipo di motricità certo. fine può essere un qualcosa su cui lavorare. Assolutamente. E poi quello che mi sento di dire, Francesca, è che anche quando io ho la, come dire, consapevolezza che dalla valutazione emerga un quadro di possibile paralisi cerebrale, come dicevi tu appunto, la comunicazione di paralisi cerebrale a 3 mesi non la, noi, la gran parte dei clinici non la dà. Non la dà perché esiste sempre una possibilità, perché naturalmente se noi abbiamo anche le P0,001 che ci dicono che esiste una correlazione tra questo dato e un quadro patologico, ci sono anche dei casi che in realtà non sviluppano una paralisi cerebrale. Ma non è solo questo, noi non siamo in grado di dire quanto sarà la compromissione. Potrebbe essere una forma lieve, potrebbe essere una forma grave. Ci sono, la gran parte delle forme sono lievi e sono bambini che poi sviluppano competenze sociali, cognitive, anche motorie, che gli consentano una vita assolutamente autonoma, indipendente, cioè, autonoma, indipendente. Quindi dire la parola paralisi cerebrale rischia per i genitori che naturalmente non hanno, non si fanno un quadro complessivo di tutte le problematiche che la paralisi cerebrale comporta, che ne comporta molte di problematiche, ma ci sono tutti gli aspetti positivi, cioè si rischia di vedere veramente il bicchiere mezzo vuoto, ma c'è anche quello mezzo pieno, cioè sono bambini che crescono, si sviluppano, parlano, comunicano, giocano, interagiscono con i genitori, con i coetanei, quindi ecco, dobbiamo stare molto attenti. Quindi noi abbiamo un rischio di paralisi cerebrale, lo vediamo, lo valutiamo, possiamo dire ai genitori che esistono delle difficoltà motorie che noi vediamo, che possiamo dire che queste difficoltà motorie sono correlate alla risonanza che lui ha fatto, se l'ha fatta, perché poi non tutti i bambini l'hanno fatta, quando l'hanno fatta, ma che ci riserviamo di rivalutare il problema a 6 mesi. A 6 mesi sicuramente noi abbiamo già l'emergere di funzioni, quindi abbiamo la apprensione che era già emersa prima, ma a quel punto vediamo la qualità dell'apprensione, vediamo meglio la qualità del controllo del capo, la motricità fine delle dita, l'interazione, la capacità di fissare e seguire. Quindi diciamo che noi a 6 mesi possiamo dire che esiste, è quella l'età in cui possiamo dire che esiste una patologia. A 9 mesi noi possiamo cominciare a dire qualcosa di più anche sul livello di compromissione, tenendo conto che poi abbiamo bisogno di arrivare fino ai 2 anni per capire bene come le varie funzioni interagiscono tra di loro e cosa porteranno nello sviluppo psicomotorio del bambino. Tant'è che anche i registri mondiali, europeo, delle paralisi cerebrale infantile non si aspettano una diagnosi prima dei 2 anni, si aspetta una come dire, diagnosi, una valutazione preliminare di forma di paralisi cerebrale, che però dovrà essere precisata a 4 anni, 4 anni e mezzo, 5, secondo alcuni autori. Questo per dire che lo sviluppo del cervello, lo sviluppo del bambino, che poi è un cervello che interagisce con un ambiente e anche con tutto quello che i genitori, gli operatori della riabilitazione fanno, dà dei risultati che non sono assolutamente iscritti in quello che noi vediamo in una risonanza magnetica precoce, o nemmeno vorrei dire in una valutazione dei general movement, nel senso che noi lì non sappiamo veramente come sarà questo bambino.
parlerà, camminerà, avrà un livello cognitivo adeguato, non lo sappiamo, Beh, avrà quindi un'epilessia, diciamo, non lo sappiamo. se vogliamo appunto cogliere l'aspetto del bicchiere mezzo pieno, è sapere che siamo riusciti ad anticipare in maniera così precoce quelli che sono i campanelli di allarme e avere questa informazione a 3 mesi, se non la diagnosi, che poi abbiamo detto arriverà più tardi, anche 3, 4, 5 anni, vuol dire che noi dai 3 mesi comunque possiamo già cominciare a lavorare per potenziare, per accompagnare sulle tappe di sviluppo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E lì inizia il nostro lavoro, appunto, quello che è un intervento di valutazione, intanto non solo degli aspetti motori, questo va detto, anche se la paralisi cerebrale viene definita sugli aspetti dello sviluppo della postura e del movimento, l'ICF ha anche modificato la definizione. Prima si diceva è una patologia dello sviluppo, del movimento, della postura. Adesso si dice che è un problema dello sviluppo dello movimento e della postura e quindi e delle attività, no? Quindi si introducono le funzioni, no? Quindi noi dobbiamo quindi le varie funzioni, visiva e oculomozione, attenzione, interazione, comunicazione, postura, quindi manipolazione, prensione, gli spostamenti, quindi gli Sì, aspetti di tradotto regolazione. in un linguaggio familiare, secondo me il primo aspetto che preoccupa qualsiasi genitore dal punto di vista motorio della paralisi cerebrale infantile è il cammino, no? Il primo baluardo vuol dire indipendenza, vuol dire staccarsi dalla famiglia. Assolutamente, Quindi assolutamente. forse quello è la tappa su cui il genitore si interroga e su cui deve capire fino a che età o fino a che periodo aspettare affinché emerga questa funzione. Certo, questo è effettivamente quello che i genitori ci chiedono, ma il mio bambino camminerà, come camminerà? Ecco, sicuramente la prima domanda, la seconda appunto parlerà, o come parlerà, la terza quanto sarà in grado di, come dire, produrre i suoi achievement in termini Cognitivi. cognitivi, universitari, accademici, lavorativi, eccetera. Sul motorio noi comunque abbiamo una serie di strumenti che a questo punto devono essere aggiunti alla valutazione dei general movement, perché i general movement si valutano fino ai 3 mesi, 3 mesi e mezzo, per essere precisi 56-58 settimane. Quindi dopo dobbiamo usare altri strumenti. Quindi ci sono altri strumenti di esame neurologico sui quali ancora non c'è veramente un consenso. Ci sono gli esami di Amiel-Tison, gli esami di Hammersmith, un esame che ho proposto io e l'esame di Towen. Se si va in letteratura si vedono un po' questi, che devono essere comunque associati ad altri strumenti valutativi che sono i test di sviluppo. E devo dire che con il gruppo italiano Paralisi Cerebrale Infantile si sta cercando anche di affinare, come dire, la valutazione proprio sulle varie funzioni a partire proprio dai primissimi mesi di vita, partendo dalla valutazione della stabilità neurovegetativa e delle caratteristiche dello sviluppo da questo punto di vista, fino ad arrivare appunto al motorio, al cognitivo. Quindi noi abbiamo adesso la necessità di trovare un consenso su questo. Abbiamo fatto noi insieme al BESTA, insieme ad altri, ormai sono 30 centri che vi aderiscono, partirà uno studio sulla valutazione e l'intervento riabilitativo precoce nella paralisi cerebrale infantile. Adesso siamo un po' tutti fermi con questa questione del coronavirus, abbiamo anche qualche problema di, come dire, migliorare il disegno dello studio, perché ci saranno due gruppi di lavoro,
uno che si occupa della valutazione dell'intervento nei bambini fino a 2 anni e un altro gruppo di lavoro che si occupa dei bambini dai 2 ai 6 anni. Quindi è quello che stiamo facendo. I capofila per quanto riguarda lo sviluppo del bambino piccolo siamo noi, Bergamo e Brescia, e invece ci sono poi altri gruppi che sono Bosisio Parina, Besta e Pavia, che si occupano invece dei bambini più grandicelli. Quindi sarà uno studio che ti impegnerà 2 o 3 anni, adesso non so quanto, in cui dovremo reclutare appunto bambini che verranno seguiti con un certo metodo, che è quello che appunto valuta le diverse funzioni. Ecco, questo era un po' per dire a che punto siamo, però effettivamente è strano, ma per tanti aspetti siamo un po' all'inizio, per altri siamo abbastanza a buon punto, almeno negli aspetti diagnostici della paralisi cerebrale. Giusto, no, giusto precisarlo, giusto citare e menzionare anche altri centri che sono centri di riferimento come gruppi di studio, come quello del GIPCI, del Gruppo Italiano Paralisi Cerebrale Infantile. Io su questo, proprio perché abbiamo parlato di scienza, di ricerca, mi piacerebbe focalizzarci sulla parte dei metodi riabilitativi. Abbiamo detto che il motorio è qualcosa che rappresenta un po' il mondo delle paralisi cerebrali infantili, quindi la riabilitazione dal punto di vista motore è sicuramente qualcosa che coinvolge sia emotivamente che anche fattivamente Certo. i genitori. Oggi su questo i genitori sono un po' disorientati perché in un'epoca in cui il caregiver riesce ad attingere informazioni anche da più fonti, anche online, anche attraverso paesi diversi e di lingua diversa, si trova a contatto con metodi di riabilitazione che magari non hanno una validazione scientifica. Quindi mi piaceva, visto che è proprio una richiesta dei genitori, capire effettivamente, citare anche quali sono quei metodi che ad oggi siamo sicuri che possono non avere efficacia se applicati a questi bambini e metodi che invece hanno un grande potenziale. Cito solo due cose che i genitori spesso chiedono. Alcuni metodi, senza fare nomi, partono dal far ripercorrere al bambino alcune tappe evolutive, quindi sapere che il bambino comincia a strisciare, a gattonare, e che quindi far cercare di recuperare queste pratiche che invece il bambino ha saltato oppure non sta vivendo in quel momento. Altri metodi, d'altra parte, lavorano tanto anche sulla sollecitazione degli aspetti sensoriali. Quindi la domanda è metodi con validazione scientifica, sì, no? E in particolare quanto è valida questa assunzione di partire da queste due ipotesi? Allora, sicuramente i metodi che percorrono in maniera molto rigida le tappe di sviluppo non sono validati scientificamente. Non ci sono proprio in letteratura studi che abbiano messo a confronto, per esempio, questi metodi che sono molto autoreferenziali. Cioè, quello che noi vediamo oggi è che ci sono dei metodi che dicono di essere validi. Quando si va in letteratura, si vede solo un articolo, spesso scritto da loro stessi. Punto. Ma poi questo articolo spesso non ha una proposta di studio randomizzato, un confronto al metodo, e quindi qui già, come dire, si vede la fragilità dell'assunzione teorica, perché al di là della speranza che il bambino migliori, o al di là del bisogno dell'operatore sanitario di dire io ti salverò, occorre anche, e credo che molti di coloro che lo propongono ci credano fermamente in questi metodi, ma di fatto non hanno sviluppato
nessun tipo di ricerca, un disegno di studio, una metodologia per dire facciamo questo in questo modo, tu fai quest'altro e poi vediamo dove chi è che è arriviamo. migliorato, ok. E purtroppo oggi, come dire, l'evidence based è fondamentale, cioè noi dobbiamo fare questo tipo di procedura. Poi naturalmente il sistema nervoso centrale non funziona come, come dire, un muro che si mette un mattone, poi un altro, poi un altro, un altro e si arriva in cima. In realtà le connessioni sono connessioni che sono a volte brevi, a volte lunghe, vanno dall'alto in basso, saltano stazioni, quindi di fatto non funziona così, non è che si prende un pezzettino alla volta e lo si giustappone all'altro come questi metodi a volte propongono. Quindi bisogna, come dire, che cosa è, come dire, che funziona in questi metodi? Funziona il fatto che queste persone intanto promettono ai genitori la salvezza e il miglioramento del bambino. C'è un'altra cosa che non va sottovalutata: promettono tanto lavoro, quindi un intervento intensivo, e si è visto che gli interventi intensivi in realtà hanno una loro ragion d'essere, ma basati sull'insieme delle funzioni e sulla integrazione delle funzioni, non sulla integrazione di pattern motori o di esercizi passivi. Questo assolutamente no. Quindi c'è del buono nel senso che si propone al genitore di fare un trattamento intensivo, c'è del buono nel senso che si propone al genitore di agire su diversi livelli e di mandargli tanti operatori a casa o di non lasciare il genitore da solo. Ecco, questi sono aspetti più di contesto, di cure che tendono a creare, ma l'esercizio in sé non ha base scientifica e non abbiamo veramente delle, abbiamo sempre, casomai, il singolo che dice: ho visto che il mio bambino è migliorato, però noi abbiamo bisogno di casistiche. Quindi io penso che coloro che hanno dei metodi da proporre, io ho avuto recentemente parlato per esempio con un genitore, un medico peraltro, che segue un metodo israeliano che va per la maggiore, dicendo: allora, tu hai le tue ragioni. Prova a organizzare un disegno di studio che mi dimostri che questo gruppo di bambini migliora rispetto ad un altro gruppo di bambini che segue un altro sistema. Perché se tu mi dici il bambino è migliorato, io ti posso dire, ma avrebbe potuto migliorare anche in un altro modo. Facciamo la scala Griffith non è migliorata, quindi io ti devo dire che non condivido questo punto di vista. Condivido il fatto che tu sei più soddisfatto, che tu ti senti più speranzoso, che tu hai più voglia di fare, ti dicono quello che devi fare, quindi ti senti meno impotente, quindi fai più cose, quindi ti relazioni di più con il tuo bambino sembra più contento e sembra interagire meglio, ma non ci sono degli aspetti sullo sviluppo delle funzioni neurologiche che motivino un entusiasmo su questo. Quindi c'è un contesto e quindi dovremmo fare lo sforzo di individuare quali sono i fattori che in qualche modo coinvolgono i genitori quando seguono queste metodologie e quali invece sono gli elementi reali. Si potrebbero costruire dei questionari, si potrebbero costruire delle scale, si potrebbero costruire. Cioè, però quello che colpisce è che quando si invita qualcuno a organizzare un disegno dello studio, c'è il Scappano tutti. vuoto. C'è il vuoto, cioè non c'è possibilità di andare oltre. Qualche volta lo faccio perché a volte dico: ma magari noi operatori, noi medici ci sbagliamo, potrebbe essere che invece davvero ci sbagliamo. Facciamo uno studio, ma lo studio non c'è da No, nessuna parte. forse un altro elemento che assolutamente abbiamo tirato fuori tutti i fattori che poi noi viviamo quotidianamente,
Un altro elemento forse è il fatto che va bene, tu mi dici che questo metodo qui non mi porterà da nessuna parte o mi porterà dei miglioramenti marginali, ma sicuramente non un'evoluzione rispetto a quello che è il livello desiderato che mi aspetto io. Però dall'altra parte io sul territorio magari non trovo quello che tu mi dici essere il metodo giusto, corretto. Quindi su una nazione come l'Italia, la situazione fra una mamma di Milano e una mamma di Cosenza può essere completamente diversa, e quindi la mamma di una regione in cui i centri di supporto sul territorio possono essere meno presenti si trova molto più accolta invece da un servizio che non ha magari validazioni scientifiche o altro, certo, ma che però è più accogliente, più prossimo, esatto, alla risposta della famiglia. È questa secondo me la sfida che le associazioni dei genitori devono fare, devono sfidare secondo me le strutture sanitarie, proprio come dire evidenziando in modo chiaro quali sono i punti, diciamo, i bisogni dei genitori rispetto all'essere presi in carico, perché è lì dove c'è un, come dire, uno snodo che va chiarito. È proprio questo, l'accoglienza, l'ascolto, è il fatto di identificare insieme le diverse funzioni carenti, deficitarie, critiche, immature, sulle quali occorre lavorare, e non avere risposte in cui si dice no, tu non puoi capire, tu sei un incompetente, tu sei un... mentre noi sappiamo. Adesso diciamo sempre meno si sentono operatori che assumono un atteggiamento di questo tipo. Però di fatto quello che su cui dobbiamo confrontarci è proprio che cosa fa la qualità dell'intervento riabilitativo. Ecco, quindi noi sappiamo, questo c'ha l'equino, benissimo, non è quale tecnica utilizzo, che cosa serve per ridurre l'equino, quali sono le basi. Allora, noi dobbiamo fare per esempio un allungamento muscolare, lo dobbiamo fare durante la funzione, lo dobbiamo fare passivo, lo dobbiamo fare in che modo, attraverso il gioco, in parte attraverso il gioco sì, in parte anche con esercizi più specifici, cioè si tratta di identificare un pochino come cerchiamo, mi sembra, in questo momento di fare attraverso questo studio del GIPCI, di tenere conto di quali sono gli elementi che dobbiamo considerare. Con il metodo, perché il metodo è già una parola un po' imbrigliante, no? Quindi il metodo è fatto per migliorare il bambino, o il bambino che deve essere assoggettato al metodo perché chi lo ha ideato possa dire che funziona. Quindi si tratta di evidenziare, di scandagliare, di separare, no? Quindi quelli che sono gli elementi che costituiscono il metodo, ma sempre avere bene in mente quali sono le funzioni che vogliamo andare a sviluppare. Ma anche, ritornando al motivo, che è l'elemento cruciale, centrale, comunque penso anch'io, della riabilitazione, perché è da lì che, insomma, è lì che si struttura la paralisi cerebrale, anche se non solo, che non può essere lasciato, quindi non possono essere sufficienti metodi che non affrontano direttamente anche il motorio, magari che parlano solo di cognitivo, oppure parlano solo di gioco, oppure parlano solo di relazioni, cioè non possiamo tralasciarli, ci devono essere, però ci deve essere anche il motorio. Su questo mi sento di dare ragione a quei genitori che insistono sul fatto che il motorio deve essere preso in considerazione, ma non deve essere un feticcio e non deve tralasciare la vita del bambino, insomma il fatto che il bambino comunque ci deve stare dentro il gioco, l'interazione, il piacere, il desiderio,
E poi comunque... molto chiara quest'ultima parte. Io chiuderei soltanto con un aspetto. Oggi abbiamo detto è una disabilità molto complessa, la paralisi cerebrale infantile, quindi non è fatta soltanto di aggiusto il piede, aggiusto la mano, ma prevede una serie di aspetti in cui, nonostante tutto, però il motorio è quello su cui si concentrano spesso i genitori. All'interno della riabilitazione di tipo motorio c'è qualcosa che negli anni abbiamo visto e siamo certi, sicuri che non funziona, quindi possiamo chiudere quel capitolo lì. Cioè qualcosa che abbiamo sperimentato in passato e ha funzionato molto bene negli adulti, ha funzionato per un periodo, si pensava, per le conoscenze che c'erano anche dal punto di vista degli esami strumentali dell'epoca, della conoscenza che c'era del cervello, si pensava che funzionasse, e qualcosa che invece oggi abbiamo già chiarito che non funziona, esatto. Non può servire. Io facevo il riferimento un po' di tempo fa al trattamento in camera iperbarica, ma è un esempio, quindi chiedo a te, Edoardo, dal punto di vista motorio, qual è l'evidenza che possiamo cominciare a scartare, perché comunque già verificata come non valida. Allora, abbiamo detto che i metodi che sono molto ripetitivi, che sono fatti di esercizi stereotipi, che sono uguali passivi per tutti, anche, no? Passivi, non funzionano. Su questo assolutamente possiamo stare certi, come pure anche non ci sono evidenze sulla camera iperbarica, non ci sono evidenze sulle cellule staminali al momento per come sono stati fatti. C'è stato 2 o 3 anni fa un picco di invii, eccetera. Ci sono altri sistemi che comunque non hanno, ho sentito parlare di, come dire, hanno dei principi che potrebbero essere adattati, ma attualmente, tipo, non so, sento parlare di cross system piuttosto che di first step, piuttosto che sono metodi che hanno, come dire, al momento soprattutto non hanno delle evidenze scientifiche. Quindi questo va detto. Posso aggiungere una cosa che per me è importante dire? Abbiamo costruito 5 gruppi di lavoro a 2 società scientifiche, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione e la Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, che si sono concentrate, gli operatori si sono suddivisi in 5 gruppi di lavoro che riguardano l'intervento precoce, il trattamento neuromotorio, i problemi alimentari e la displasia, il post-management e la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e gli ausili per la comunicazione. Cioè abbiamo Care pathways, no? Esattamente, abbiamo identificato questi 5 punti di lavoro. Credo che sarà opportuno, penso io, che ne facciano parte anche alcuni genitori. Noi abbiamo partecipato ai primi 2 gruppi su Bologna, sul postural management. Adesso dovevamo partecipare a quello sulla diagnosi precoce. Assolutamente, per me un bacino di informazioni e anche un poter dare una risposta alle famiglie sulle linee guida, quindi abbiamo, esatto, queste linee guida che non sono state aggiornate da anni, ma come si sta muovendo la comunità scientifica al riguardo, quindi... Questo secondo me è un grosso lavoro che si sta facendo, molto promettente, intanto mette a confronto 2 società scientifiche che, come dire, hanno già fatto in passato uno sforzo nell'elaborare delle linee guida in generale sulla diagnosi, sulla gestione della paralisi cerebrale infantile, ma qui si va più nel dettaglio articolandoci in questi 5 gruppi di lavoro che sicuramente sono quelli cruciali. Basti pensare, cito il postural management, su cui ci sono dei consensi già dal 2006 che va fatto, che bisogna farlo, eccetera, però alla fine, se si va in letteratura, ci sono 6 articoli sulla letteratura internazionale in cui si fanno studi per vedere come funziona un sistema piuttosto che l'altro.
molto difficile appunto trovare i giusti disegni di studio che ci portino a dei risultati soddisfacenti e affidabili. Però credo che in questi 5 gruppi di studio che effettivamente toccano gli elementi centrali e in cui ci sono i fisiatri, i neuropsichiatri, i fisioterapisti, i psicomotricisti, i logopedisti, i neurologi, i genitori, insomma, a questo punto ci siano un po' le risorse per poter arrivare alla definizione di che cosa dobbiamo fare, insomma, con i nostri no, bambini verissimo, con analisi cerebrale. Verissimo. Noi spieghiamo anche noi che questo consenso fra gli operatori sia effettivamente reale, perché ci rendiamo conto che spesso famiglie su territori diversi poi ricevano dei feedback anche diversi, quindi assolutamente benvengano questi progetti. Io direi che abbiamo trattato più o meno tutti gli argomenti, quindi ringrazio per la disponibilità Edoardo Picciolini e speriamo di riaggiornarci in un periodo in cui sia finita l'emergenza. Infatti, grazie Francesca, perché poi porti tutto questo ai genitori e secondo me questo li tranquillizza, li rassicura, perché a volte i genitori si lanciano perché non sanno che cosa c'è, che cosa si sta facendo, pensano che ci sia il nulla intorno e c'è quell'unico centro che sembra un faro e si buttano. Però se si sa che c'è comunque un movimento e anche da parte dei genitori si comincia ad organizzarci in modo fattivo ed efficace e a confrontarci alla pari, no? In una veramente logica family centered service, family centered care, a questo punto ci si sente meno soli e si ha anche forse la possibilità di pensare meglio a quello che si fa. Vero, è quello che stiamo facendo in questi giorni, quindi parlare aiuta sempre. Grazie mille e a presto. Grazie Francesca. Alla prossima. A presto. Arrivederci, ciao.